Buongiorno, buongiorno, buon lunedì, buongiorno Anna Maria. Buongiorno Simone, buon lunedì e buon inizio settimana in nostra compagnia. Sei pronta per questa settimana? Prontissima. Settimana altrettanto piena di ospiti, musica, cinema, teatro, attualità ovviamente, però cominciamo subito, cominciamo con un tema molto importante, sì, e molto serio, perché il 25 novembre si celebra la giornata contro la violenza sulle donne. Purtroppo nel nostro paese resta molto alto il numero di femminicidi che anche nel 2022 ancora rappresentano quel cancro sociale endemico dal quale davvero sembra non riusciamo a liberarci. Sicuramente ci vuole molto tempo per far sì che possiamo liberarci di questo, però è anche vero ricordare e capire come si possono aiutare le donne e come loro possono aiutare loro stesse. Sì. La cronaca ci insegna, sì, ci racconta di un femminicidio a settimana. Questi sono numeri tantissimo agghiaccianti, che ci fanno comprendere quanto le leggi e i provvedimenti attuati in realtà non sono sufficienti per contrastare questa situazione che sembra sempre di più peggiorare. E allora oggi ne vogliamo parlare con il nostro ospite che contro la violenza sulle donne si batte in prima linea con la ONLUS fondata da lui, Soccorso Rosa, che da anni opera per la difesa delle donne, dei ragazzi e dei bambini vittime di violenze. Allora diamo il buongiorno all'avvocato Armando Cecatiello. Buongiorno avvocato. Buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere qui avvocato. E allora l'ho detto in apertura, è davvero un cancro sociale endemico la violenza sulle donne. Lei come si è avvicinato, perché ha deciso di occuparsi di violenza sulle donne, anche fondando la sua ONLUS, Soccorso Rosa? Abbiamo collaborato per anni con un ospedale, un grosso ospedale milanese che si occupava, che aveva un grande pronto soccorso, e abbiamo visto come intercettare le donne vittime di violenza proprio all'interno dei pronto soccorsi, creando un database che potesse verificare gli accessi al pronto soccorso, perché voi dovete sapere che i maltrattanti arrivano anche a portare tranquillamente al pronto soccorso le proprie stesse vittime, controllando che, per farle curare, che venga detto da loro che sono cadute dalle scale, che hanno inciampato, che hanno preso una porta in faccia. Ecco, certo. Creando un database degli accessi al pronto soccorso si era visto che c'erano degli accessi ricorrenti per molte donne. Da lì avevamo creato un protocollo per cui la donna veniva ricevuta e prima ancora che ci fosse la normativa che adesso è in vigente, con una procedura, diciamo così, preferenziale, venisse isolata dal compagno, dalla persona che comunque l'accompagnava, per darle modo di esprimersi, e questo ha aiutato tantissime donne. Da lì abbiamo deciso di fondare Soccorso Rosa per diffondere anche questo tipo di cultura della prevenzione, e soprattutto per poi fare quella che secondo me è la missione principale che dovremmo fare tutti, cioè prevenire ed informare i ragazzi sempre, anche dai più giovani, di quello che è questo fenomeno, e partire dal rispetto tra sessi, cioè il rispetto tra dei ragazzi nei confronti dell'altro sesso. Questa è una cosa che va insegnata sin da piccoli. Però è anche vero, avvocato, che a volte anche al pronto soccorso, anche se vengono isolate le donne, è raro che hanno la forza di denunciare, di dire la verità. Quindi sì, bisogna trovare anche un decalogo per far sì che loro riescano a denunciare questo. No, guardi, la denuncia è qualcosa che è più facile proprio nel momento acuto in cui avviene la violenza. Nel senso, noi dobbiamo pensare alla violenza come un circuito, come una spirale, una rotonda. Si parte dalla fase acuta, quando la donna subisce violenza, quindi un maltrattamento fisico anche. Poi c'è questa fase, quando la donna è in grado di denunciare. Successivamente l'aggressore opererà tutta una serie di atteggiamenti positivi, nuovamente accattivanti, che faranno in modo che la donna in qualche modo lo perdoni. Salvo poi che si riprenda la violenza e ricomincia lo stesso circuito. Si tratta proprio di un circuito, e per interrompere questo circuito è importante intercettare le donne proprio nel momento in cui, nella fase proprio acuta. Questo è
Non tutte le donne sono in grado di denunciare, e spesso c'è Sì. proprio un incastro, c'è un incastro tra chi agisce la violenza e chi la subisce, come se, e questo ce lo dicono le neuroscienze, che le donne si abituino alla violenza. Succede questo proprio che lo vediamo anche con i bambini maltrattati, a un certo punto diventa normale, e questa normalità fa sì che sia sempre più difficile far denuncia. Ecco, una volta che poi una donna trova il coraggio di denunciare, qual è l'iter da seguire? Qual è il primo passo che una donna deve compiere per denunciare chi appunto la maltratta? E allora, innanzitutto andare dalle forze di polizia per formalizzare la denuncia, e poi è importantissimo farsi aiutare e seguire dai centri antiviolenza, perché i centri antiviolenza hanno un approccio multidisciplinare, quindi oltre agli avvocati che lavorano per i centri antiviolenza, vi sono anche assistenti sociali, psicologi che possono aiutare le donne in questo percorso e anche aiutare il terapeuta. Penso che nel momento in cui ci sono dei figli, sono stati anche questi vittime di violenza, quantomeno assistita, hanno bisogno anche loro di avere un supporto. Avvocato, e invece parlando sempre di violenza, ma un altro tipo di violenza, leggo che il 15 novembre c'è questa quarta edizione del convegno sulla tutela dei minori. E quindi Soccorso Rosa si occupa anche di questo. Come ne abbiamo parlato altre volte, anche in qui in trasmissione Simone con l'avvocato Viviana Callini, quando le si separano ci sono sempre i figli di mezzo che ne pagano le conseguenze. In questo caso, qual è il suo pensiero da avvocato nel momento in cui una coppia si separa e non bisogna fare della violenza sui minori? Bene, l'approccio, che dovremmo avere tutti noi avvocati è quello di comunque cercare di sedare il conflitto e dare alle parti gli strumenti per risolvere questo conflitto nel modo migliore possibile. Vuoi attraverso un procedimento di negoziazione assistita, vuoi con la pratica collaborativa, ci sono tantissimi, la mediazione, ci sono tantissimi modi per far sì che le persone che si sono piaciute, si sono sposate, hanno avuto dei figli, quindi hanno qualcosa di buono reciprocamente da ricordare, possono anche risolvere positivamente la crisi familiare e trovare degli accordi positivi per separarsi in modo consapevole e soprattutto nell'interesse di tutti e soprattutto dei figli. Quindi Ma ci no, sono mi scusi, non volevo interromperla. ci sono tutti gli strumenti, bisogna applicarli, così come dicevamo prima sulla prevenzione della violenza nei confronti delle donne. L'Italia ha aderito alla Convenzione di Istanbul e l'Italia ha una normativa che è comunque ottima per la tutela delle donne. Il problema è la sua applicazione. Il problema è che ancora oggi ci sono delle stazioni di polizia, dei carabinieri che mandano a casa le donne dicendo: ma sì, avete litigato, vada a casa, non si preoccupi. Ci sono delle cose che io stesso sentivo 25 anni fa quando ho iniziato questo lavoro che sono veramente terrificanti, cioè donne che chiedono aiuto e vengono rimandate a casa dicendo: ma sì, suo marito tutto sommato aveva anche ragione se le ha tirato due sberle. Sì, Quindi avvocato, nel senso, noi lo sentiamo spesso, no? Denunciate, denunciate, donne, rivolgetevi alle autorità, però lei appunto mi conferma quello che ho sempre pensato, che molte volte poi le autorità competenti non intervengono come dovrebbero. Al massimo che cosa si fa? Si emette un ordine restrittivo, però un ordine restrittivo che cos'è? Un pezzo di carta? Che ci fa la donna con l'ordine restrittivo? Glielo sbatte in faccia all'uomo quando si avvicina? Prego. va fatto applicare, nel senso, ci sono situazioni estreme in entrambi i casi, nel senso che comunque non si può fare tutto l'erba un fascio. In Italia le normative funzionano e, se correttamente applicate, sono eccellenti. Purtroppo non tutti le conoscono, ma lo dico anche rispetto a molti avvocati che non conoscono neanche gli ordini di protezione e spesso non sanno come aiutare e proteggere le donne. Ci vuole una competenza specifica. Per quello io consiglio sempre di rivolgersi ai centri antiviolenza, dove, avendo un approccio multidisciplinare e avendo anche delle risorse, possono anche aiutare le donne nella situazione proprio più estrema, trovando anche una casa rifugio addirittura o comunque mettendole in sicurezza in modo da, nella fase acuta, dare quella garanzia proprio sulla propria sicurezza personale dei figli.
È difficile capire qual è il limite tra la verità e la menzogna. A volte esistono anche casi di violenza non solo fisica, ma semplicemente psicologica. Parlando con alcune psicoterapeute, ho scoperto che a volte è anche superiore a quella fisica, la violenza psicologica. Ma tutti questi centri antiviolenza riescono a riconoscere questa linea sottile tra violenza psicologica e violenza fisica, ovvero che anche la violenza psicologica è una vera e propria violenza, scusate il giro di parole. Certo, allora, tutti gli operatori dovrebbero essere formati, per prima gli avvocati, nel senso che molto spesso le donne, non, anche quando vengono da me per separarsi, non hanno vergogna, non vogliono dire che sono vittime di violenza. Quindi sta la sensibilità di chi le ascolta di comprendere qual è la situazione effettiva e capire che le ragioni per fare una separazione in fretta e furia a condizioni economiche magari veramente svantaggiose nasconde un fenomeno, veramente un problema veramente serio in Sì, casa. proprio l'altro giorno parlavo con un'altra ollus di questo e mi dicevano che il problema principale è quanto riguarda l'economia, il guadagno economico di queste donne che hanno paura di separarsi perché paura di rimanere in mezzo a una strada. Sì, o comunque di non poter garantire ai propri figli le stesse condizioni di vita che c'erano in corso Prima. di matrimonio. Quindi il punto è questo, che c'è un aspetto di violenza fisica, che è quello più facile da capire, perché arriva la donna con dei segni in faccia. Poi c'è la violenza psicologica, quindi arrivano queste donne molto abbattute, molto preoccupate, molto veramente preoccupate per il loro futuro. E poi c'è quella che è la violenza economica, ancora un fenomeno estremamente diffuso in tutte le classi sociali, che vede come l'uomo controlli completamente la donna attraverso proprio la somministrazione centellinata di denaro. E non dobbiamo pensare che questo sia solo per le classi, le persone più modeste, ma succede anche tra le persone estremamente abbienti, dove comunque il denaro viene utilizzato, dato e tolto a seconda del momento, proprio per esercitare un controllo sulla. Ecco, parlando, rimanendo sempre per quanto riguarda il discorso economico, avvocato, una donna che non può permettersi un avvocato, cosa può fare attualmente? Allora, in Italia innanzitutto abbiamo il patrocinio a spese dello Stato, quindi chiunque che ha un reddito superiore, dovrebbe essere circa adesso 12.000 euro, può avere un avvocato che è pagato dallo Stato. Quindi in Italia abbiamo questo tipo di tutela e garantita a tutti ed è penso uno dei diritti fondamentali che noi possiamo farci lustro di avere nel mondo, cosa che non succede in tutti i paesi. Quindi la difesa legale è assolutamente garantita. Poi c'è il vantaggio che la donna può scegliersi l'avvocato, naturalmente deve essere un avvocato che ha dato la sua disponibilità a questo tipo di servizio, però abbiamo dei bravissimi professionisti che garantiscono questo tipo di aiuto. Un altro, secondo me, un altro problema è che le donne poi si trovano ad affrontare, soprattutto una preoccupazione. Se denuncio il padre, molte donne si chiedono, mi porteranno via i figli? Allora, la risposta è no. Il problema è che esiste proprio quello che chiamiamo vittimizzazione secondaria, nel senso che l'autore di violenza nel difendersi molto spesso accusa l'altra parte di comportamenti estremamente negligenti. Quindi da qui il consiglio sempre di rivolgersi a un gruppo multidisciplinare, quindi a un centro antiviolenza. Perché? Perché il centro antiviolenza può garantire quell'assistenza anche psicologica alla donna che, vittima di violenza, si sente ulteriormente vittima di quello che è il procedimento giudiziario e molto spesso viene accusata di essere una cattiva madre, di essere negligente, di non fare il meglio per i suoi figli. Dobbiamo ricordare una cosa importantissima: il maltrattante socialmente, normalmente, è estremamente ben accettato. È una persona che si distingue, ha delle ottime relazioni con tutte le persone che stanno intorno alla donna perché deve controllare la situazione per isolarla e per far sì che lei non lo denunci e non porti al
al di fuori della casa quello che avviene. Quindi una persona che si interessa dei figli, va a prenderli a scuola, ha degli ottimi rapporti con gli insegnanti, con le altre famiglie. Quindi è difficilissimo per la donna poi dimostrare che questo è invece un, permettetemi di dire, un mostro all'interno delle mura domestiche. E a volte Quindi da... vengono definite le donne pazze. Certo, perché una delle tecniche che viene utilizzata da Sì. questi soggetti è proprio quella del gaslighting. Il gaslighting viene da un vecchio film dove il marito, per far impazzire la moglie, c'era ancora la luce a gas, alzava e abbassava le fiammelle e facendo credere alla moglie che tutto fosse normale, lei diceva: ma guarda che si sta, c'è più buio, no? Ecco, questo fenomeno è quello di far credere alla moglie che è matta e farlo credere a tutti quanti. Sì, Quindi soprattutto anche anche gli amici della moglie, le persone più strette. per quello che dico, quando decide di denunciare, è opportuno farsi opportunamente consigliare, perché un avvocato specializzato può spiegare esattamente che prove raccogliere, come raccoglierle, perché poi non, queste persone sono estremamente capaci, ma non sono estremamente furbe. Qualche sbaglio lo fanno, quindi avere il consiglio giusto per smascherarli è importantissimo, perché sennò veramente si rischia di peggiorare la propria situazione. Se si va da una persona non specializzata, veramente il Sì. rischio è quello di passare, la vittima che passa lei stessa per responsabile di tutta la crisi familiare e rischia veramente un affidamento all'altro genitore dei figli. Con danni enormi, perché immaginate cosa anche l'ego di questa persona che maltrattante, che riesce anche a portare via i figli alla propria moglie, alla propria compagna, cosa poi può fare dopo. Ma anche se lasciamo da parte i figli, no? Anche ragazze che si trovano in questa situazione con compagni, fidanzati Direi. violenti sia psicologicamente che che arrivano Maltrattamenti alle veri e mani, propri, certo. anche loro hanno bisogno insomma di un Certo. aiuto. Partiamo dal presupposto che questo avvocato Simone non è amore, ma viene chiamata dipendenza affettiva. E infatti, proprio per questo c'è un libro molto importante che si chiama Donne che amano troppo, che è ormai diventato anche un bestseller, dove racconta le testimonianze di queste sei donne, che hanno questa dipendenza d'amore. Forse è un libro che dovrebbero leggere un po' tutte le donne per capire qual è il filo, da non superare in una relazione. Direi anche tutti gli uomini. Il punto è che responsabili di questo fenomeno, dobbiamo ricordarcelo, siamo noi uomini. Quindi quello che lei diceva che succede anche alle ragazze, a me è capitato spesso di fare della formazione all'interno delle scuole e rendermi conto che le stesse ragazze non riuscivano a comprendere la differenza tra amore e È possesso. così. E Quindi manipolazione questo. anche. Sì, ma anche il fatto di mi stringe, mi prende, mi segue, mi inonda di messaggi, invece che essere una bandierina d'allarme e dire: oh, in qualche modo bisogna anche capire che tipo è questo qui, che cosa fa tutto, invece viene vissuto come: allora si interessa di me, allora mi ama. Essere lusingati, sì, come una cosa Sì. lusinghiera. Capita spessissimo, questo è proprio un fenomeno culturale, ad esempio mi capita spesso di difendere delle donne anglo-americane che vedono l'italiano come all'inizio come estremamente, almeno alcuni italiani, quelli con cui hanno a che fare, che sono poi alla fine dei maltrattanti, come delle persone estremamente Passionali. gentili, passionali, estremamente, per poi rivelarsi assolutamente controllanti e trasformarsi veramente in aggressori veri e propri. Quindi bisogna insegnare alle ragazze che devono essere libere, che possono fare tutto quello che vogliono, possono fare le carriere che desiderano e sono libere di scegliere, anche di dire di no. E Sì. questa è una questione importantissima. E la cultura è da fare anche all'interno tra le ragazze, perché a me è capitato addirittura in un liceo milanese, dove comunque un liceo anche tra l'altro una zona estremamente benestante, dove la compagna che aveva lasciato il fidanzato era stata, gliene avevano dette di tutti i colori le sue compagne di classe perché l'aveva fatto soffrire. Ecco,
La libertà di chiunque di avere una relazione o di interromperla deve essere fondamentale, nessuno può permettersi di giudicare e soprattutto di avere un atteggiamento anche violento nei confronti di chi lascia, anche per tutta la simpatia che può avere per l'altro compagno di classe. Però queste ragazze erano veramente, come dire, non riuscivano a distinguere quale che erano il limite che dovevano mantenere sul fatto della libertà di ciascuno. Quindi anche la cultura della parità di genere, della libertà, è importantissimo che entri nelle scuole, che entri fin da bambini, anche perché quello che dobbiamo pensare è che i figli di chi ha una separazione altamente conflittuale o peggio, di chi poi ha vive la violenza domestica all'interno delle proprie case, possono essere, a seconda se sono maschi, autori di violenza o vittime di violenza se sono delle bambine. Questo perché? Perché comunque hanno appreso una modalità di relazionarsi con l'altro sesso assolutamente negativa e tossica. Però queste cose si ripetono e quindi abbiamo che la violenza passa da generazione in generazione. Sì, è vero, ma Simone, tornando a parlare di tutela dei minori, avvocato, le faccio una domanda, ma la giustizia è troppo dalla parte delle madri? No, stiamo veramente arrivando a una parità tra i genitori, dove comunque abbiamo tante pronunce che vedono il collocamento dei figli presso il padre o addirittura un assegno che viene dato dalla madre al padre per il mantenimento dei minori. Però sono Noi stiamo veramente pochi i evolvendo. motivi per il quale i figli vengono affidati al padre e non alla madre, Allora, ovvero solo per problemi, diciamo, psicologici, psicofisici, ma è raro che sì, si dà l'affidamento al padre. allora, lasciando perdere quelle questioni che io chiamo patologiche, nel senso quando la madre, ecco, però adesso nelle grandi città ci sono sempre più il fenomeno dove è la donna ad avere un ruolo apicale e ad avere un ruolo importante a livello familiare, anche nel quanto riguarda le entrate familiari. E quindi non è raro che ci siano dei papà che abbiano, per un lavoro magari più semplice o che lo impegna minore, abbiano la possibilità di occuparsi a tempo pieno dei figli. Dobbiamo vederlo come proprio una parità, che stiamo andando verso una parità di genere, dove Sì. comunque anche i papà che hanno disponibilità di tempo si possono occupare di più dei figli. Questo è importante. Avvocato, per chiudere, domani ci sarà un appuntamento molto importante con la sua Onlus Corso Rosa. Ce ne vuole parlare? Noi ogni anno, e quest'anno anche 2 volte, facciamo un impegno che si chiama Dalla parte dei minori. In questo appuntamento di domani parleremo di separazioni altamente conflittuali e quali protezioni per i figli. Questo perché? Perché comunque la separazione altamente conflittuale, se non ben gestita, può creare dei danni a livello veramente dei figli minori. E se non ben gestita, può portare anche quello che abbiamo visto prima, che è il fenomeno proprio della violenza familiare. Quindi io vi invito tutti, dalle 14 alle 18, se avete piacere, dovete mandare una mail a info@soccorsorosa.net e verranno mandate le credenziali per l'invito. Avvocato, Grazie. noi la ringraziamo per essere stata qui con noi, per la chiarezza delle sue parole. Certo è che ancora bisogna fare tanto, secondo me. Sì, tanto bisogna comunicare tanto a tutti. E secondo me anche in questo caso la politica italiana dovrebbe occuparsene, perché a me viene in mente la campagna elettorale. Io non ricordo di un politico che abbia nel suo programma parlato di violenza sulle donne, Sì. È sinceramente. Questo, secondo me, avvocato, di brevemente, tutela non so dei se è minori. d'accordo, dovrebbe far riflettere. Ma dovremmo riflettere tutti su una cosa, vi dico l'ultima cosa. Considerate che una donna su tre nel corso della sua vita è vittima di violenza. Quindi quello che dico è che tutti noi dovremmo aprire gli occhi, guardarci intorno e guardare le persone che abbiamo più vicino, perché comunque possiamo fare tanto per aiutarle. Grazie Grazie. avvocato, le auguriamo buona giornata e buon lavoro. Grazie, buona giornata. A presto, arrivederci. E allora, noi ci vediamo tra pochissimo, restiamo qui e continuiamo a parlare di informazione, Certo, giusto? a tra A tra poco. poco!